Era doveroso eh, lavorare sul tema dell'innovazione. Oggi se non si innova eh, e se non si... Eh, si opera anche sui mercati internazionali, se non si cresce dimensionalmente, su, su, cioè, se non si lavora su questi macro obiettivi non si va da nessuna parte. Quindi eh, noi volevamo enfatizzare eh, l'obiettivo dell'innovazione a tutti i livelli e quando dico tutti i livelli mi riferisco al fatto che la giornata di innovazione è rivolta essenzialmente ai giovani in, in questa circostanza ed è ai giovani che abbiamo aperto le porte oggi per la quarta volta della, del parco scientifico-tecnologico perché lo conoscano, perché capiscano le sfide, perché si divertano anche a pensare al futuro. Noi pensiamo che sia doveroso lavorare sulla, sul sistema delle imprese che sono già diciamo, sul mercato e quindi in termini di eh, difesa e, 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 dice, della loro competitività e capacità di accrescere questa competitività. Ma l'altro grande settore su cui stiamo focalizzando grandi risorse è il tentativo di far nascere nuove imprese. Quindi quando lei parlava di futuro, eh, parlava in maniera eh, intelligente di uno di, de, dei grandi obiettivi che abbiamo, che è proprio quello di pensare di... Innovare il sistema di imprese con nuove cellule, insomma, che, che diano nuovo vigore a questo sistema e quindi puntare anche sulla nuova impresa, soprattutto un'impresa che ha a che fare con la tecnologia e con l'innovazione. Quindi il sistema Como inteso come eh, istituzioni, associazioni di, di impresa, eh, professionisti eh, e quant'altro che, che hanno dato vita a una serie di soggetti che sono i punti di riferimento, appunto ripeto, gli ancoraggi del nostro sistema imprenditoriale. Per quanto riguarda il sistema Como eh, è essenzialmente il mondo che ha a che fare con l'impresa che sta dando eh, energia e, e progetto. Ecco. Devo sottolineare peraltro una partnership molto importante che abbiamo col sistema bancario. E non mi riferisco a, a, al problema del finanziamento dei progetti, mi riferisco al fatto che Sviluppo Como, che è la finanziaria che abbiamo costituito ormai 5 anni fa, ha del 50% della Camera di Commercio, ma altro, eh, 40, un altro 45% è eh, addirittura di, del sistema bancario, e poi c'è un 5% residuo che invece è delle varie associazioni di categoria. Questo per dire che hanno partecipato a una sfida di sistema eh, non come prestatori di denaro, ma come eh, condivisori diciamo, di, di un progetto anche con capitale di rischio. Quando si parla di sostenibilità si può anche abusare del termine, nel senso che adesso è anche un po' di moda, eh, però credo che, che ci sia della sostanza. E, e, e poi oggi, insomma, in qualche maniera abbiamo anche cercato di eh, legare la giornata anche alla, al, al grande, alla grande sfida di Expo che introduce con forza eh, questi temi. Eh, e quindi credo che. Nel lavoro di oggi, nello specifico, ci sia, ci sia coerenza eh, rispetto a una definizione che, che, che deve comunque essere come dire, una del, diciamo, delle nostre bussole per il futuro, anche nel fare impresa. Grazie a Paolo De Santis, Presidente della Camera di Commercio di Como. Grazie a voi. Grazie a voi.